Il corpo del velista triestino Maurizio Kalik, di 71 anni, disperso al largo di Cittanova, in Croazia, da venerdì pomeriggio, è stato ritrovato ieri sera. L'uomo è stato individuato in una zona non distante da quella in cui è caduto dalla barca, dunque tra Parenzo e Cittanova. Era insieme alla moglie quando una burrasca lo ha sorpreso ed è scivolato fuori bordo. Inutili i tentativi della donna di salvarlo. Il velista era membro della società triestina Sport del Mare, che sui social ha dato la notizia dell'incidente. Proprio ieri, ai microfoni di Tele4, il presidente della società, Alan Travaglio, aveva rilasciato un commento su quella che poi si è confermata una disgrazia. Una vacanza finita in tragedia, aveva detto, ricordando l'amico e socio del sodalizio che ha sede accanto all'ex piscina Acquamarina. Poi una bandiera a mezz'asta come preludio di una notizia che stava per arrivare. Anche da Trieste in molti erano partiti per cercare il corpo di Maurizio. Infine, ieri, intorno alle 19, è stata ritrovata la salma del velista 71enne.